spirituale, interiore, che è quella di chi si trova da un giorno all'altro, a causa di una tragedia naturale, di una catastrofe naturale, a essere privato di tutto quello che aveva. Io il giorno del terremoto dell'Aquila ero lì, vivevo lì, il 6 aprile del 2009, ed ho vissuto quindi quella tragedia e tutto quello che ne è conseguito. Quindi io, 2 mesi dopo, ho composto questa poesia, che è un canto di dolore ma anche di speranza, di voglia di vivere nonostante tutto. Quindi grazie a tutti. Veramente voglio aggiungere che pensavo ad un autore un pochettino più datato negli anni. Mi fa piacere trovare un giovane con questa bella profondità e bei modi di esprimersi. Complimenti. Grazie. Complimenti. Grazie ancora, siamo arrivati al primo posto. Se non c'è altro, facciamo due secondi di, come se, di suspense perché anche in questo caso è andata così. È andata che ha vinto una persona che non è potuta venire perché è stata premiata una persona che viene da lontano. Però anche in questo caso il premiato ha voluto mandarci un messaggio. Il primo posto per la prima edizione del concorso di poesie Io Esisto va a Grazia Frisina di Quarrata, in provincia di Potenza. La poesia senza titolo. Di Pistole, sì, è vero, di Pistole. Leggo allora il messaggio, il bellissimo messaggio che Grazia Frisina ha voluto mandare al presidente Prisco. Gentile signori, gentile presidente, innanzitutto voglio manifestare il mio ringraziamento agli organizzatori del premio, alla sede della Wildm di Ottaviano e alla giuria per aver scelto la mia poesia quale vincitrice del concorso in oggetto e per aver colto nei miei versi il senso di quanto io abbia voluto esprimere. La disabilità come esperienza di dolore, ma anche e soprattutto come opportunità di un vivere profondo, in quanto forza propulsrice, capace di far emergere la ricchezza che ciascun individuo possiede. Per tale ragione mi sarebbe piaciuto molto, molto essere presente alla premiazione, per dire personalmente il mio grazie e per testimoniare che l'arte, le parole e la poesia possono rappresentare la via del riscatto a una vita di solitudine e di sofferenza. Purtroppo la distanza, io abito nella provincia di Pistoia, le condizioni di viaggio, piuttosto lungo per me, mi hanno costretto a declinare il vostro invito. Mi piacerebbe sottolineare però che il mio pensiero oggi compirà un bellissimo volo e sarà in mezzo a voi per condividerne la gioia e le emozioni e per portare il mio caloroso saluto a tutti i presenti. Grazie Frisina. Il premio lo diamo al presidente, poi se è d'accordo vorrei far venire qui di nuovo anche Cira Solimene perché per una consegna simbolica, perché naturalmente il presidente della Wildman invierà questo premio poi in provincia di Pistoia, però facciamo questa consegna per simbolica dopo. Rimandiamo la lettura delle motivazioni del premio a dopo, perché così concludiamo con la lettura. Deve venire. No, e poi diamo la targa. Voto! Facciamo di là.